Una città nella città, la piccola realtà di Piazzale Siena, nel quartiere Stadio del capoluogo salentino. Una città che racconta il disagio del silenzio e dell'indifferenza. Un non luogo nascosto tra le righe di una diffusa fierezza che narra invece le gesta di un territorio che ostenta sviluppo, mentre si rivela arretrato e antiteticamente florido. Interi spazi lasciati in balia di intemperie e dissesto, piccoli parchi che si degradano giorno dopo giorno sempre più, bambini che non hanno una panchina per sedersi, che non possono neanche giocare a biglie perché si disperderebbero nelle crepe di strade consumate e mai risanate. Si rincorrono a volte, come tutti i bambini dovrebbero poter fare, ma rischiano la vita e i genitori li fermano perché non hanno fatto in tempo a coprire tutti quei tombini, proprio lì in quell'area che sarebbe dovuta essere il loro piccolo parco giochi. Sono questi i veri crimini del nostro tempo e si compiono dietro le quinte di realtà immaginarie, perché è più semplice vedere e tacere, perché sono verità troppo scomode da portare alla luce, perché per una volta dovremmo risalire alla radice del problema e capire che forse è anche un po' colpa nostra. Progetti e prospettive di risanamento e riqualificazione urbana sono all'ordine del giorno. Le amministrazioni ne fanno bandiera e promettono un futuro migliore, a volte però troppo lontano e troppo intangibile. E passano i mesi, volano gli anni e i nostri bambini sguazzano intanto tra i rifiuti, tra i materiali di risulta di quelle imprese che quante volte cominciano un lavoro per poi lasciarlo a metà. Non è stato fatto mai niente qua, abbiamo reclamato sempre, intanto è l'unica piazzetta che tutta la 167B e la proprio abbandonata. Qua pure i topi che la vediamo camminando. Ma questo abbiamo fatto la domanda pure alla comune per spogliare gli alberi, intanto non si è più fatto vedere nessuno. Lo teniamo parecchi bambini che giocano qua il pomeriggio e qua c'è il pericolo che con le mattonelle rotte può darsi perché qualcuno può cadere, gli fa male e diciamo queste parole qua. Non è finito ancora, il palazzo è stato abbandonato, è cominciato, però non è finito, è stato abbandonato questo grazie alle case popolari. Eppure noi paghiamo sempre puntualmente. Guarda, quelle sono delle tapparelle, se qualcuno mette una sigaretta, una cosa accende, si accendono, io è roba in plastica. Abbiamo reclamato pure alle case popolari, niente risposta. E al sindaco abbiamo parlato tante volte, ma pensano altre cose, non pensano a noi. La 167, specialmente Piazzale Siena, hanno paura che c'è la delinquenza secondo loro. Non c'è la delinquenza, non c'è la delinquenza. Infatti noi teniamo tutte le macchine fuori, non c'è una macchina che la rubano o la rompono, non fanno niente. Questo doveva essere un parco per i bambini? Per i bambini, in tutti i modi non possono giocare perché è piena di erba e che non la puliscono. È stata una struttura fatta e abbandonata. È abbandonata dal comune, i ragazzi non possono giocare. È pericolosa quindi no, anche. No, è pericolosissima, sì.